per Spezia come città è la prima volta nella storia che si riesce ad arrivare a fare due partite per riuscire ad andare in Serie A. Evidentemente che speriamo tutti che vada bene, ma nella peggiore delle ipotesi abbiamo raggiunto il record dello Spezia come attività calcistica e come risultati. A proposito di italiano, c'è un po' questa corte adesso del Genoa, no? Ma credo che Spezia, se lo Spezia vincerà il campionato, credo che l'area tecnica al completo debba meritarsi di essere confermata, dico bene? Ma non solo deve meritarsi di essere confermato, rispondo come ha detto il signor Angelotti, che non se ne parla, non ne vuole nemmeno parlare. Lui ha un contratto con la società e io, quando mi sono congratulato con lui, gli ho semplicemente detto che speriamo di andare là per giocare contro Genova con il signor italiano allenatore dello Spezia. Quali sono i progetti se lo Spezia, diciamo, va in Serie A? Qual è il suo pensiero su quello che potrebbe essere, lo Spezia in A? In base a ciò che succede il 16 e il 20, abbiamo delle persone competenti, ci sediamo intorno a un tavolo e vedremo di fare, come abbiamo fatto sin dall'inizio, una squadra capace di rimanere in Serie A o di lottare nelle migliori delle possibilità per rimanerci. Questo è quello che pensiamo di fare. Se non ci dovessimo andare, sarebbe una grossissima delusione sia a livello personale che a livello societario. Perciò chiunque la pensi in maniera diversa, dico ufficialmente, il nostro sogno è di vincere il campionato dopo aver fatto un ottimo campionato, magari partendo male, ma abbiamo dimostrato di essere una grossa squadra, e faremo del nostro meglio per rimanere e per giocare rispettando la serie che particiamo, che è la Serie A. In bocca al lupo alla squadra, in bocca al lupo alla città, agli sportivi, in bocca al lupo all'allenatore e Angelotti, e il nostro sogno è quello di andare in A. Ed è un sogno che penso tutta Spezia aspetti al più presto di concludere.